Ciao ingegnere e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo come sempre nel PolyDLab, il nostro, ma dovrei dire più vostro, laboratorio di stampa 3D dove stampiamo ed analizziamo i progetti che proprio voi ci inviate. E per farlo vi ricordo la nostra mail che è labpolyd@gmail.com. Vi ricordo brevemente come funziona il PolyDLab: faremo appunto un'analisi del progetto stampato e questa analisi avviene tramite la valutazione di 5 semplici criteri che sono qualità del file STL, ottimizzazione per la stampa 3D, estetica e dettagli, stampabilità ed utilità del pezzo. E vi chiedo di rimanere fino alla fine del video perché daremo poi un voto complessivo al progetto e stileremo anche la nuova classifica aggiornata proprio con l'inserimento di questo nuovo pezzo. Ma prima di partire, se vi fa piacere, metteteci un like e soprattutto iscrivetevi al canale, perché a me personalmente farebbe tanto piacere, ma soprattutto ci aiutereste molto nella crescita del canale, a sviluppare nuovi contenuti sempre più interessanti e a diffondere worldwide la stampa 3D. Per cui non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la sigla. Il pezzo selezionato dai nostri esperti per il video di oggi è quello di Giuseppe Gamba e si tratta di una protesi per arto inferiore. Il nostro follower è uno studente universitario di ingegneria meccanica e per lavoro si occupa anche di progettazione. Durante i suoi studi Giuseppe ha infatti seguito diversi corsi di prototipazione di impianti esterni per la sostituzione di arti ed ha potuto constatare come uno dei problemi principali di questo settore è proprio il prezzo di questi impianti. Secondo Giuseppe, infatti, soltanto una piccola parte dei pazienti sarebbe in grado di permettersi una protesi di questo tipo, nonostante nel settore sanitario ci siano comunque diverse agevolazioni. Quindi diciamo che non basterebbe proprio dare 30.000 lire al proprio falegname, che poi magari ci farebbe anche le unghie. Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh. Va, non ha neanche le unghie, dai. Ma scherzi a parte, proprio per questo, dopo essersi appassionato a questa causa ed aver concluso i corsi universitari, ha iniziato a progettare una protesi di un arto inferiore che possa essere facile da realizzare sia per privati sia per aziende, grazie proprio alla tecnologia di stampa 3D. Ma ora è giunto il momento di presentarvi Giuseppe, che ci spiegherà più nel dettaglio il suo progetto. Vai Giuseppe! Ciao a tutti, il progetto di oggi è una protesi per arto inferiore divisa in due pezzi. Il pezzo in questione, che avete visto prima, è un pezzo fatto tutto in materiale plastico grazie alla collaborazione con PolyD. E questo pezzo simula la parte inferiore del piede, quindi questo volgarmente andrà a simulare il movimento delle dita, che verrà poi vincolato. Lui simulerà la caviglia e infine questo pezzo, che è un pezzo di connessione tra la parte inferiore e la parte superiore. La parte superiore saranno due fascioni in carbonio che grazie alla loro forma andranno a simulare una piccola molla, quindi con una leggera compressione per simulare lo stinco. Questa parte posteriore invece sarà la connessione per una molla con un rinvio che aiuterà il movimento e limiterà questo quest'angolo di movimento. Ed ecco qua i pezzi, e parlo di pezzi perché, come avete visto dal video di Giuseppe, sono più pezzi montati insieme, stampati in nylon PA12 e verniciati in natural matte. Ma passiamo subito ad analizzare i criteri. Primo punto da analizzare: la qualità del file STL. Il file ricevuto è davvero di ottima fattura ed infatti è molto ben visibile la mano del progettista. Devo dire che, essendo questo il nostro settimo episodio, riscontro con gran piacere che abbiamo ricevuto sempre dei file ben progettati e studiati, quindi complimenti a voi ingegneri. In questo caso il voto è 5 su 5. Secondo punto, ottimizzazione per la stampa 3D. Il pezzo è massivo e molto robusto e a prima vista sembra più un progetto pensato per una lavorazione CNC. Tramite l'ottimizzazione topologica del pezzo probabilmente poteva essere ridefinita la forma del progetto stesso, andando ad alleggerirlo tramite sottrazione di materiale inutile ai fini delle proprietà meccaniche e fisiche del pezzo stesso, andando di conseguenza a risparmiare anche sui costi. Nonostante questo aspetto, il voto è comunque di 3 su 5. Terzo punto, estetica e dettagli. La protesi è ben studiata e curata e i dettagli presenti sono raccordati e smussati con intelligenza. Il pezzo comunque è molto basic, probabilmente si poteva osare un po' di più con l'estetica, considerando appunto anche le possibilità che la tecnologia di stampa 3D MJF ci mette a disposizione. Diciamo che se io fossi stato il progettista avrei letteralmente tirato fuori le unghie, anche sul pezzo, per cercare di arrivare primo in questo contest. Quarto punto, la stampabilità.
In questo caso nessun problema di stampabilità da segnalare, probabilmente perché non ci sono parti estremamente complesse. Quindi voto 5 su 5. Il quinto criterio da analizzare è l'utilità del pezzo e su questo criterio vorrei soffermarmi qualche secondo in più. Il pezzo di Giuseppe, infatti, è la seconda protesi che analizziamo. Se vi ricordate, abbiamo già fatto un'altra protesi per un progetto del nostro follower Lucio, che al momento si trova al secondo posto in classifica. Se non ve lo ricordate, vi lascio qui sopra il link per andarlo a vedere. Se invece ve lo ricordate, andate comunque a rivederlo perché una visualizzazione in più ci fa sempre comodo. Ma scherzi a parte, le opportunità offerte dalla stampa 3D nel settore medicale sono davvero molteplici. Si va infatti dalla creazione appunto di protesi personalizzate fino alla riproduzione di organi a fini educativi oppure a strutture per apparecchi dentali. Ma questi sono solo alcuni degli utilizzi che mi vengono in mente. La tecnologia di stampa 3D infatti è relativamente nuova e con l'andare del tempo sono convinto sarà sempre più di aiuto in questo settore. Ecco, visto il progetto in questione possiamo proprio dire che prenderà sempre più piede. Va bene, scusatemi per questa piccola digressione, il progetto di Giuseppe è senza dubbio utile e merita un voto di 5 su 5. Quindi facciamo un breve riepilogo dei voti assegnati a questo progetto. Qualità del file 5 su 5, ottimizzazione per la stampa 3D 3 su 5, estetica e dettagli 4 su 5, stampabilità 5 su 5 e infine utilità del pezzo 5 su 5. Il voto finale, ottenuto sommando tutti i punteggi e dividendoli per il numero dei criteri, cioè 5, è quello di 4.4, che fa posizionare il progetto di Giuseppe al quarto posto in classifica. Ma come sempre sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, per cui scriveteci i vostri voti qua sotto nei commenti. E se volete sapere di più circa questo progetto, in descrizione trovate sempre tutti i riferimenti di Giuseppe. Quindi spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi sia tornato utile, vi abbia scatenato la voglia immensa di creare protesi e prototipi in stampa 3D, per cui con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e buona stampa 3D!